Siamo qua con Antonio Mazzeo, giornalista e attivista da molti anni impegnato contro la militarizzazione, che ha dato disponibilità e che abbiamo accolto volentieri a partecipare a questa edizione dell'Oltre Economia Festival, chiamato quest'anno Senza Confini. E la tematica di oggi è le nostre guerre e le loro fughe, e vuole un po' stabilire il nesso fra migrazioni e guerre. Ecco, con Antonio Mazzeo abbiamo chiesto di raccontarci cosa succede sul fronte della militarizzazione in Europa, dai movimenti militari alle grandi manovre fino all'uso dello strumento militare nella gestione dei movimenti migratori. Ecco, allora chiediamo qual è il fenomeno più evidente al momento di questa militarizzazione che ci sta interessando e di cui generalmente non si ha conoscenza. Ah, sì, certamente il primo aspetto è l'aumento della pressione in Italia e nell'est Europa da parte della NATO, delle forze armate degli Stati Uniti d'America. Questo rappresenta un aumento quantitativo del numero dei militari presenti nel nostro paese nell'est Europa, rappresenta un ampliamento delle basi militari a partire di quella di Vicenza, ma che riguarda buona parte del sud Italia, e soprattutto un nuovo processo di militarizzazione, per esempio delle regioni che hanno una faccia al mare, proprio in questa nuova guerra o una nuova modalità di gestione della guerra, che è quella che vede la NATO, l'Unione Europea e flotte internazionali tentare di contrastare ovviamente i flussi migratori con un aumento delle vittime in mare, perché ovviamente i processi di militarizzazione non servono assolutamente a prevenire le tragedie che oggi imperversano il Mediterraneo, ma anzi le accentuano, e soprattutto ha una ricaduta, credo, anche sul fronte interno. Non dimentichiamo che oggi le politiche che si stanno sperimentando rispetto alle migrazioni, la detenzione nei vari centri, dai CIA, ai CARA, oggi agli hotspot, eccetera, di fatto è una forma di sperimentazione di quelle che saranno le politiche securitarie di controllo oggi sui migranti, ma domani ovviamente sui movimenti sociali che si oppongono al modello neoliberista.